Ecco, questa è una serata che avete voluto all'interno della vostra settimana dello sport. Anche quest'anno, nonostante la pioggia che questa sera non è mancata puntuale, abbiamo comunque voluto riproporre lo stesso, la settimana dello sport, un momento dedicato alla montagna, un momento dedicato alla condivisione dei valori, dei principi, dell'amicizia, della gioia e della bellezza dello stare insieme. E questa serata ritorna nel merito, nel solco, nel ricordo di Mario Merelli. Diciamo ritorna perché già 4 anni fa, qua in questo tendone, Mario Merelli, insieme ad altri Super Mario, Mario Poletti e Mario Kunis, ci aveva intrattenuto con i suoi racconti, le sue testimonianze e i suoi aneddoti. Questa sera vogliamo ricordare non solo questi aneddoti e queste testimonianze, ma soprattutto la figura di Mario, il grande insegnamento che Mario ci ha dato dal punto di vista umano, dal punto di vista morale. Un insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi e ai tanti ragazzi che in questi giorni, tutti i pomeriggi, nonostante il tempo incerto, vengono, si trovano insieme, cercano di condividere i momenti di sport, di amicizia, momenti di crescita vera, di crescita umana, di crescita insieme. Valori, principi che questa sera tanta gente qua, nonostante la pioggia, sta cercando di vivere insieme, sta cercando di costruire insieme, di portare avanti insieme nel nome e nell'insegnamento di Mario Merelli. Questa sera voi non state soltanto ricordando lo sportivo, ma anche l'uomo, 360 gradi, anche quanto ha fatto di bene Mario. L'occasione di ricordare ancora Mario, al di là della sua eccellente attività alpinistica che è già nota con i suoi 18.000 raggiunti, oltre ad aver bissato 2 volte l'Everest e lo Sciglia Parma, è stata veramente di ricordare Mario come amico e uomo, ma in tutte proprio le sue qualità e sensibilità umane, a partire dal suo modo di fare le spedizioni, dove aveva sempre una grande attenzione agli sherpa, ai portatori e soprattutto alle genti dei paesi che lui attraversava, e in particolare anche alla qualità che credo lo rappresenta come, o lo si può rappresentare come, un gigante non solo dell'avventura ma anche della solidarietà, visto che tra i suoi tanti sogni realizzati in cima alle montagne ha anche realizzato l'ospedale di Calicca, proprio come gesto di gratitudine, di riconoscenza, di restituzione di quello che lui ha ricevuto dalla montagna e da queste genti, e che ha voluto dare proprio a questa gente per creare delle opportunità e condizioni appunto di miglior benessere per loro. Credo che la vetta della solidarietà sia la cima insuperabile di Mario e l'esempio più grande che ci ha lasciato.